Nella giornata dedicata alla commemorazione dei defunti al cimitero di Poggioreale, la cerimonia di deposizione delle corone con il sindaco Gaetano Manfredi. Prima tappa in forma privata alla cappella Pettirossi e a quella di Dario Scherillo, vittima innocente di Camorra. Poi le cerimonie ufficiali, un cuscino di fiori alla cappella degli 11 fiori del Melarancio, alla tomba di Annalisa Durante e dai presidenti Giovanni Leone ed Enrico De Nicola. È un momento di raccolta, di commemorazione, anche di fede e di ricongiunzione anche con i cari che ci hanno abbandonato in un posto importante che, dove all'interno dei cimiteri c'è la storia della nostra comunità napoletana, la storia di Napoli, e penso che è un posto che, dove vada ripristinato un poco un maggiore ordine, proprio perché è necessario che il cittadino possa fruire questo servizio in modo adeguato e senza alcuna tensione. Questo sarà l'impegno di questa giunta, e poi particolare attenzione anche alla zona del monumentale, perché è un bene architettonico, un bene storico dove si può ricostruire quelle che è la storia di Napoli. Tantissimi cittadini, sia prima delle elezioni che anche oggi, mi hanno chiesto una maggiore attenzione ai cimiteri. Anche su questo ci sarà da lavorare, non solo come regole, abbiamo bisogno anche di risorse per fare in modo che ci sia il restauro soprattutto dei cimiteri monumentali, che rappresentano anche una testimonianza culturale fondamentale per la nostra città.